Ben ritrovati e ben ritrovate con Verona in missione. Verona è una città ricca di testimoni. Tante sono le realtà missionarie veronese aperte al mondo. E iniziamo la carrellata delle storie che vi vogliamo presentare oggi andando in Benin per incontrare la presenza e l'impegno delle suore Orsoline, figlie di Maria Immacolata. Seguiamo insieme il servizio. Missionaria in Benin dal 2006. Sono arrivata in Benin e ho già trovato la missione aperta perché le suore Orsoline sono arrivate in Benin nel 2002 e chiamate dal vescovo di allora per un'opera educativa e che consiste in una scuola media superiore dalla prima media alla quinta superiore. All'inizio ci occupavamo solo delle ragazze perché era questo che il vescovo aveva chiesto, di assicurare un'educazione umana, cristiana, delle giovani ragazze, perché erano un po' più svantaggiate i ragazzi per quanto riguarda l'alfabetizzazione e la scolarizzazione. Da quest'anno, dopo 15 anni di scuola, e siccome la scuola è situata in periferia della capitale, non abbiamo più avuto questa necessità di aprire soltanto alle ragazze e abbiamo constatato la necessità di aprire anche ai ragazzi per una crescita globale e equilibrata delle ragazze. E i problemi degli adolescenti sono gli stessi e sono globalizzati in tutto il mondo e abbiamo visto che anche i ragazzi hanno bisogno di essere educati. Quest'anno abbiamo 450 alunni, a parte la scuola, e noi siamo 7 suore in comunità di 4 nazionalità diverse, più 2 aspiranti che vivono con noi per vedere un po' come funziona la vita religiosa. E siamo la sola comunità in Benin. Facciamo parte di una regione, la regione dell'Africa dell'Ovest, dove allora abbiamo una comunità in Benin, una comunità in Togo e 3 comunità in Burkina Faso. Qui, a parte la scuola che ci prende veramente molto tempo, il sabato ci occupiamo della parrocchia per il catechismo, la domenica per i gruppi parrocchiali, chi si segue i gruppi delle corali o gruppo degli aspiranti. E un'altra cosa importante, molto, molto necessaria, la visita alle famiglie dei nostri alunni o dei parrocchiani che hanno bisogno. Spesso sono situazioni di persone malate che hanno bisogno di un sostegno morale, spirituale. Un aspetto positivo, un aspetto negativo del modo di vivere la religione qui in Benin, vedo che l'aspetto positivo è che la gente crede in Dio e non conoscono nel loro vocabolario, proprio la parola ateo non esiste, ma è che tutti credono comunque alla presenza divina, la chiamo così, presenza divina. E l'aspetto un po' negativo di queste credenze è che c'è molto sincretismo e è difficile convertirsi a Cristo al 100%. Si conosce Cristo, si apprezza, si cerca di vivere, ma la tradizione religiosa locale è molto, molto, fa parte del loro essere e quindi molte volte si mescola con le nuove credenze, come appunto l'annuncio del Vangelo non è sempre facile, perché pensano che la tradizione ha più forza che qualcosa che viene dall'esteriore, dall'esterno e da lontano. Il Vangelo dovrebbe liberare da tutto un passato oscuro o da tanta paura, anche perché le religioni tradizionali inculcano nella gente
veramente molta molta paura, quello è da considerare. Invece quando ci si avvicina a Cristo si sente una certa libertà e non si ha paura di credere in Dio. E vedo che la cosa che fa più piacere è restare aperti al dialogo, e penso che senza tanto annunciare, ma la nostra testimonianza, il modo di salutare, il modo di andare, se si sa che è nato un bambino o è successo qualcosa anche nella famiglia che è vicino, essere prossimi anche a loro è una testimonianza bella e di prossimità. Ecco, la prossimità è un modo per rendere vivo il Vangelo, per quello che noi siamo, con quello che noi siamo, essere vicini anche a chi non crede, nella gioia, nel dolore, nella condivisione di quello che si fa, penso che sia questo. E poi è aprire una breccia anche con loro per far scoprire qualcosa di diverso, qualcosa che forse non conoscono, ma soltanto vedere le suore che si avvicinano. E boh, è un inizio. Non andiamo là con il Vangelo aperto e dire oggi leggiamo la parola di Dio, parlo con queste persone che non conoscono Gesù. Luisa Caregaro è stata una figura molto importante e molto significativa per la città di Verona, impegnata in politica, nel volontariato, solidale con i migrati. Se n'è andata troppo presto e improvvisamente il 7 dicembre scorso. Ascoltiamone il ricordo. Luisa Caregaro era un medico odontoiatra. Io l'ho conosciuta molti anni fa, quando ha iniziato a lavorare come medico volontario odontoiatra per il CESAIM. Ci siamo conosciuti anche perché frequentavamo la stessa comunità, la comunità di San Nicolò. Ci siamo conosciuti anche per motivi politici, diciamo, quando lei era presidentessa della prima circoscrizione, e ci siamo conosciuti di più negli ultimi 5-6 anni, da quando lei aveva assunto l'incarico di presidente del CESAIM. Luisa era una donna molto attiva, molto energica, aveva moltissimi interessi, ma era soprattutto impegnata, era molto attenta ai problemi della salute delle persone, diciamo, più deboli, meno tutelate dal servizio sanitario, in particolare le donne. Ecco, se vogliamo fare anche una sottopopolazione di persone ancora più emarginate nell'ambito di queste popolazioni, sono le donne sottoposte a tratta, le donne delle quali spesso non si sa nulla perché scompaiono in circuiti a noi largamente sconosciuti. E diciamo che questo era uno dei suoi cruci, quello di riuscire a tradurre in atti concreti i suoi ideali, le sue aspirazioni anche politiche. E quindi ne aveva una tutti i giorni. Era impegnata in contatti con associazioni di volontariato, era impegnata in contatti con gli enti e con le istituzioni, col comune, con la questura, con la prefettura. È stata l'anima del CESAIM, che è diventata un po' la sua seconda famiglia. Il suo era uno stile, diciamo, di presidenza, uno stile di presidenza quasi materno, vale a dire con un senso di accudimento, ecco, che superava in qualche modo la semplice funzione di presidente. Sarà difficile poterla sostituire in una funzione di questo tipo. E certamente riusciva a trasmettere anche al gruppo dei volontari che qui lavora da parecchi anni motivazioni sempre nuove, anche in momenti
particolarmente difficili, quali sono stati questi della pandemia, perché in questi ultimi 2 anni le cose si sono fatte difficili anche qui da noi, in questi ambulatori. Ricordarla è come farla ritornare in mezzo a noi, e io credo che non sia molto lontano. È una anima viva, una pietra viva di questa città da tantissimi, tantissimi anni. Io, da quando sono arrivato in questa città nel 90, ho conosciuto la Maria Luisa Calegaro e tramite lui anche tutte le realtà associative della città di Verona. La visione di Maria Luisa Calegaro era anche una visione unitaria, era una persona che cercava di unire tante anime di questa città qui. E poi mi ricordo di molte sue battaglie sulla questione delle donne, anche donne immigrate in particolare modo. Ho avuto modo di discutere con lei del discorso del matrimonio precoce, le donne affidate al matrimonio senza il loro volere, della violenza sulle donne. Lei amava molto tutto quello che riguardava la progettualità e il progetto. Non era assistenzialista per nulla, era molto lungimirante. Come qualificarla oggi? Con quale termine definire? Io posso dire che Maria Luisa Calegaro, che non la vedo lontana, la vedo presente in mezzo a noi, è una donna gentile, gigante e visionaria. Ha potuto collaborare con altre persone di una componente, ecco, della società civile molto aperta anche alle novità e a quella grande novità che poteva essere costituita dal fenomeno dell'immigrazione a partire dalla fine degli anni 80 ad oggi. A noi lascia la testimonianza di un grande impegno. Ecco, è stato scritto nel necrologio che ha amato gli altri come se stessa. Io penso che proprio questo sia il messaggio che ha lasciato e del quale ecco, noi dobbiamo esserle grati. Essere missionari in Brasile in tempo di pandemia non è facile. È quanto afferma Don Felice Tenero, prete Fidei Donum della diocesi di Verona, impegnato nella diocesi di Floresta, nel sertão del Brasile. Ascoltiamolo insieme. Questo tempo sicuramente è un tempo di sfide, è un tempo che ha messo, direi, in subbuglio, in cambiamento, ecco, diciamo, e che ha affrettato molto i cambiamenti che già stavano un po' avvenendo in Brasile. Io parlo soprattutto del nord-est, parlo della zona povera del Brasile e parlo e vivo anche una realtà dove l'esperienza comunitaria, delle comunità di base, dell'attenzione agli ultimi era ed è forte, ed è il pilastro di questa Chiesa. E è chiaro che questo, l'esperienza delle comunità, è stata messa, direi, al vaglio, è stata messa in discussione, sì, perché è venuto meno la relazione e quindi la gente si chiedeva: allora, dov'è la presenza del Signore? E abbiamo cercato di aiutare le persone a scoprire che la presenza del Signore è nella vita quotidiana delle persone, nella casa, nelle relazioni quotidiane, nei momenti di difficoltà, tra le persone che soffrono. Ecco, un Signore, dicevamo, Dio, che avendo chiuso le porte della Chiesa, è uscito anche Lui ed è entrato nelle case.
c'era già un po' questa attenzione alle case, ma è entrato nelle famiglie, per cui è stato chiesto alle famiglie di celebrare in casa, di aumentare l'incontrarsi in famiglia, sedersi alla stessa tavola, famiglia, figli, collocare la parola di Dio al centro, collocare la vita e dire: qui c'è il cammino, la presenza, i passi del Signore. Ecco, essere missionari in questo momento vuol dire stare con la gente. Forse non abbiamo grandi progetti, ma stare e ascoltare loro. Stare in missione sulla strada della vita. L'altra cosa importante è essere vicino alle persone che pagano le conseguenze del Covid. Dove sono io, che è una cittadina dell'interior del Nord-Est, un municipio diciamo di 15.000 abitanti, è aumentata soprattutto la povertà, cioè la situazione di famiglie che non ce la fanno a vivere, non hanno il riso quotidiano. Molte volte viene tagliato l'energia elettrica perché non hanno le bollette, il denaro per pagare le bollette, non hanno un 100 reais, che sono in realtà 20 euro, per comprare il bottiglione, la bombola del gas per cucinare. Cioè veramente situazioni pesanti. Noi per esempio accompagniamo 100 famiglie, le accompagniamo dando loro un minimo di alimenti base. Ed è interessante, no? Come si è costruito solidarietà. Cioè è aumentata la solidarietà tra la gente. Per esempio, cosa facciamo? Abbiamo invitato le persone che vengono a messa la domenica a portare un sacchetto, una borsa di plastica con dentro un chilo di riso, un mezzo chilo di zucchero, un mezzo chilo di spaghetti. Ecco, le cose base. Chi può, chi si ricorda anche, viene a celebrare l'Eucaristia, riceve la forza del Signore e porta il suo contributo per chi sta male. E si chiede un'attenzione alla comunità cristiana di accompagnare le famiglie in difficoltà. Noi abbiamo un gruppo che sta facendo questo. Credo che da un lato è aumentata la povertà e dall'altro è aumentata la solidarietà. Ecco allora, missionario, essere uomini, donne che costruiscono solidarietà. E con le immagini e le parole dal Brasile, anche questa settimana concludiamo il nostro appuntamento. Grazie e arrivederci alla settimana prossima.